Buonasera a tutti, un saluto da Enrico Esposito. Stasera terza giornata di precampionato, che poi chiaramente sarà un antipasto per quello che sarà il torneo che avrà inizio la prossima settimana. Stasera si affronteranno il Real Cabron e l'SSC Melito. Dirige il signor Parretta. Al via la partita appunto tra Real Cabron e Melito. Avanza il Melito con Esposito. Esposito prova a, sulla corsia di sinistra, a servire Leone Giovanni. La conclusione di quest'ultimo però termina alta sopra la traversa. A Blasio per il Real Cabron, che provano ad impostare dal basso. Palla che però termina docile le braccia di Orefice. Guarino. Dipinto ancora verso Leone. Leone prova lo scavetto, il tentativo di assistenza verso Leone Giovanni. Morabito però protegge palla e quindi possono ripartire la formazione del Real Cabron. A Blasio. Serve Abate. Ora Blasio, Morabito. Partono dal basso. Ora Blasio. Blasio Giovanni, perché poi c'è il fratello Marco. Tazza molto simile. Guarino corsia di sinistra, prova al centro ed è un gran gol quello di Leone Giovanni. Minuto 3, si sblocca subito la partita tra Real Cabron ed SSC Melito. Segnaliamo che per questa partita è una partita un po' sui generis, comunque un amichevole 6 contro 6 sono scesi in campo. Real Cabron, ricordiamo, con distanza tra i pali. Blasio Giovanni, Blasio Marco, Abate Morabito e Scala, mentre per l'SSC Melito c'è Orefice tra i pali, Esposito, Leone Giovanni, Leone Ciro, Dipinto ed infine Guarino. Attacca il Melito con Guarino, perde però e c'è un tu per tu di Blasio, che ha provato a battere l'estremo difensore Orefice. La conclusione però di quest'ultimo è uscita non di molto. Morabito. Di Stasio. Ha lasciato bene la conclusione avversaria. Esposito prova a metterlo in mezzo. A Blasio però con la sua stazza fisica fa buona guardia e riparte. Ora Blasio centralmente verso suo compagno di squadra. Stavolta parlavamo di Scala. Ha trovato la conclusione, ma è uscita larga sul fondo. Esposito per l'SSC Melito. Esposito se la porta sul sinistro. Blasio però. Morabito. Ancora Blasio. A Blasio con il destro. A Blasio la tocca però con punta delle dita all'estremo difensore Orefice. Quindi calcio d'angolo a favore del Real Cabron. Real Cabron che giocando una buona primissima fase di partita. Abate, Scala. Tentativo di assistenza verso Blasio. Quella però stoppata. Stavolta ci ha provato Abate con un'incursione.
è stato stoppato alla retroguardia dell'SSC Melito, che ricordiamo in vantaggio di una rete a zero al sesto minuto del primo tempo. Esposito tutto sinistro, bravo la preparazione, meno l'esecuzione. Blasio differenza notevole di stazza, però riesce però a domare bene l'avversario Leone. Guarino centralmente verso Esposito, dipinto, però riparte a Blasio, suola con il destro, conclusione con il sinistro, palla però troppo masticata che esce di nulla rispetto alla porta difesa da Orefice. Ottima questa invece trama offensiva che ha visto alla fine questo stacco di testa di dipinto, traversione di Ciro Leone. Giovanni Ablasio, tentativo di servire il fratello Marco, però riparte l'SSC Melito con Esposito, lo scavetto verso Guarino, bravo però l'estremo difensore Real Capron di Stasio. Rimpallato da Morabito, Guarino, Di Stasio con il destro, la grande risposta di Di Stasio. Dipinto, chiedo scusa, conclusione era di Dipinto. Esposito con il sinistro, la palla esce di pochissimo rispetto alla porta difesa da Di Stasio. Scala, Abbate, vede il corridoio verso Scala, però nulla di fatto. Morabito, la palla arriva in modo un po' fortunoso a Scala, a Blasio, la mette giù deliziosamente, bravo nel gestire la palla, controllo un po' così, alla fine l'azione si spegne con nulla di fatto. Orefice verso Ciro Leone, la solita trama offensiva, palla di Ciro Leone, tentativo di imbeccata verso Dipinto. No, tu non c'è buone. Leone, Guarino, bravo il gioco di gambe nei confronti di Ablasio, vede liberissimo, bella azione questa con Dipinto, lo scarico verso Esposito, la palla che però termina alta sopra la traversa, minuto numero 9, l'Esposito ha avuto un'azione clamorosa, ghiotta per portare sul 2-0 l'SSC Melito. Scala, Ablasio, ancora verso Scala, verso Ablasio, e la palla scheggia la traversa, grande però azione di Giovanni Ablasio, nulla poteva farci naturalmente l'estremo difensore Orefice. Esposito la mette giù col tacco verso Di Stasio, che questa volta nulla poteva fare sulla conclusione di Dipinto. Morabito sbaglia tutto, ma non ne approfitta incredibilmente Giovanni Leone. Abbate, corsia di destra completamente libera, Abbate, bravo però Guarino a metterci il piedino, mettere la palla in fallo laterale. Ablasio ancora verso Abbate, c'è Morabito solo, ma la palla ancora verso Ablasio, serve ancora una volta Marco Ablasio, a fare tutto da solo Marco Ablasio, un po' pretenziosa questa conclusione considerato che c'erano compagni liberi. Ancora Marco Ablasio, ce l'ha sul destro verso il fratello Giovanni. Scala sbaglia tutto, Scala, e quindi riparte Guarino verso Dipinto scarica facilmente verso Ciro Leone, ancora verso Dipinto,
lunga la traccia, troppo lunga, e quindi fa buona guardia D'Estasio a Blasio, verso Marco Ablasio, tentativo con il destro di Marco Ablasio, palla termina un metro fuori rispetto alla porta. Esposito intanto, Esposito tutto sinistro, Esposito, Guarino tutto solo, bravissimo però D'Estasio a metterci il piedino ed evitare lo 0-2. Abate, c'è forse un mezzo pasticcio che stava combinando Leone, per fortuna però la palla termina in fallo laterale, fallo però questa volta di Guarino nei confronti di Ablasio. Differenza di stazza, come già ribadito poc'anzi, significativa, però questa volta c'è stato lo sgambetto nei confronti di Giovanni Ablasio, quindi calcio di punizione in favore del Real Caprone, una posizione interessantissima e se ne occuperà. Tutto bene, 1-0 in favore dell'SSC Melito. Ah, ottimo. Tutto pronto per l'esecuzione di questo calcio di punizione, minuto numero 12 sul cronometro, parte Ablasio e ancora una volta orefice. Sei tu che stai invecchiato? Ma tu perché non pratichi quello sport? Vedi? Ablasio, Abate, colpo di tacco verso Ablasio, Abate tutto solo, ma grande azione, grande trama offensiva, Abate, Ablasio. Si è però terminata però con un nulla di fatto. Ciro Leone, la palla è troppo lunga. Enrico, non ti dimenticare che se fai le interviste falle lungo il video senza stoppare. Senza stoppare, quindi secondo tempo più intervista a tutte e due le squadre, giusto? Puoi fare pure una e una. Basta che non stoppo. Ok, perfetto. Guarino. Faccio punizione in favore dell'SSC Melito, minuto numero 13 sul cronometro. Guarino dipinto verso Esposito, dipinto 1-2 con Esposito, Esposito prova l'imbucata verso Guarino, ma Ablasio è tutto solo verso Orefice, Ablasio e sbaglia ancora una volta, bravo Orefice ad impedire l'1-1. Guarino è dipinto libero ed è servito, purtroppo però non riesce quest'ultimo a stoppare la palla, terreno forse un po' viscido. Ablasio però sbaglia l'appoggio nei confronti di Abate, quindi rimessa laterale in favore dell'SSC Melito. Dipinto, dipinto con il destro, palla rimpallata da Morabito, quindi corner in favore dell'SSC Melito. Se ne occupa Guarino, Guarino verso dipinto, ma riparte il Real Capron con Ablasio, Ablasio ancora una volta Ciro Leone, però c'è la corrente Abate verso Ablasio, Ablasio se la porta sul sinistro, Ablasio verso Scala, Scala non vede compagni liberi, Scala serve però Ablasio, ma serve naturalmente Giovanni Ablasio, troppo arretrato il pallone servito da Scala. Leone, la spizza per Esposito, dipinto, dipinto, bravissimo gioco di gambe di dipinto, ottima la conclusione di dipinto, clamorosa invece la risposta di D'Estasio, la palla sembrava ormai destinata sotto la traversa, D'Estasio però ha detto di no all'incredibile conclusione dell'inquadrato dipinto. Ablasio però per il Real Capron, Scala, ora Scala prova ad incunearsi, Ablasio corsa di sinistra, Ablasio se la porta sul destro, Abate vede il liberissimo Scala, Scala la scarica verso Ablasio, ancora una volta quest'ultimo non riesce a concludere in modo importante perché ancora una volta mastica la conclusione. Morabito, Ablasio, bravissimo però Esposito a recuperare, ad impedire il tracciante verso Ablasio, Ablasio che però proprio
non si ferma, sbaglia però questa volta, quindi riparte Leone. Leone sulla sinistra, c'è liberissimo Guarino, servito Guarino. Guarino sta venendo anche Esposito, però bravissimo Abate ad intervenire in modo significativo. Marco Ablasio, Abate con la punta a superare Dipinto. Leone, Ablasio, ancora Ablasio in mezzo ai due, tocco di Esposito da dietro. Calcio di punizione in favore il Real Capron, battuta subito. Morabito verso Scala, Scala prova a duettare con Abate, la conclusione però di Scala troppo velleitaria. Refice subito verso Guarino, ma bravo però Blasio a metterci il piedone. Leone, grandissima la giocata di Guarino, troppo però pretenziosa, comunque complimenti per il gesto tecnico eseguito dall'esterno del SC Melito. Leone, Guarino prova a scodellarla verso il centro, ci mette il piede però a Morabito. Fallo laterale in favore dell'SC Melito. Guarino verso Leone che si incunea e conclude verso la porta di difesa di Stasio. Bravo però quest'ultimo. Leone, Dipinto, ancora una volta lui, se la porta sul destro, il suo piede preferito. Nulla di fatto però, quindi riparte il Real Capron con Scala. La corsia di sinistra è un'autostrada. Scala, se la porta anche lui sul destro. Scala però serve a Blasio. Blasio si trova un po' in difficoltà, quindi serve nuovamente Scala a Blasio. Questa volta però la pala termina ancora una volta alta sopra la traversa. Dipinto, Leone, un po' di campo davanti a sé. Leone, tentativo di assistenza verso Guarino, c'è l'intercetto di Morabito, fallo laterale. Guarino, Dipinto, la domestica benissimo e conclude verso la porta, ma è bravissimo ancora una volta Di Stasio a dire di no. Abate prova a superare Leone, troppo pretenziosa però la corsa di Abate. Campo è finito. Dipinto supera Ablasio, Leone ancora Dipinto, o quantomeno provato a servire Dipinto, la palla era troppo lunga, quindi rimessa laterale in favore del Real Capron, se ne occupa Scala. Ablasio bravo a superare Esposito, bravo a superare un po' tutti, il rimpallo però non lo favorisce, quindi troppo pretenzioso Ablasio. Trovato questa azione personale di sfondamento che ha portato ad un nulla di fatto. Dipinto, Ablasio, l'ultimo a toccare proprio lui. Guarino verso Esposito, ancora una volta Di Stasio a dire di no, per evitare quindi lo 0-2. Abate, Guarino, Giovanni Guarino verso Marco. Ablasio, Scala, riparto dal basso. Abate, non ci sono compagni liberi, prova però a scaricare verso Ablasio, ci riesce. Ablasio davanti a Seleone, Ablasio scarica verso il fratello, ancora una volta la conclusione di Giovanni Ablasio, è rimpallata da Leone. Ablasio, Dipinto, è un 3 contro 1 ma Dipinto la domestica male, però serve comunque Guarino che a sua volta sbaglia uno stop importante, perché a quel punto sarebbe stato 2 contro 1. Bravo però Giovanni Ablasio,
e Marco Ablasio, entrambi fratelli che non si fermano mai. Leone verso Esposito, ma era completamente solo, doveva assolutamente addomesticare questa palla. Provato un colpo di tacco privo di significato. Scala a Blasio. Abate. Ora Blasio. Abate nuovamente verso Blasio. Ablasio se la porta sul destro, poi ritorna sul piede sinistro. Ablasio, serve Scala, non ha compagni vicini, quindi prova ad alzare la testa e serve Abate, chiede l'1-2 verso Scala, la palla è lunga. Leone, Esposito, dipinto, bravissimo dipinto a servire Esposito, ma ha fallito un'azione, un gol clamoroso, ma grandissima l'azione dell'SSC Melito. Blasio intanto ha provato a sfondare con questa conclusione, bravo Refice a dire di no. Leone, centralmente verso Esposito, che è tutto solo Esposito, e sono due le reti siglate dall'SSC Melito. Esposito, il minuto numero 22, porta a due appunto le marcature dell'SSC Melito, forse per quanto prodotto direi meritatamente, però comunque davanti c'è una squadra che sa far male in qualsiasi momento. 2-0, il minuto numero 22. Scala prova subito a scuotersi, ma sbaglia Scala, dipinto, e poteva sicuramente fare meglio. Vuoi perché c'era Esposito liberissimo sulla corsa di destra, vuoi perché c'era l'estremo difensore di Stasio poco fuori dai pali, quindi troppa frenesia da parte di dipinto. Sta giocando però un'ottima partita, bravo soprattutto in fase di rifinitura, servire i compagni liberissimi. Di Stasio, Leone, ancora Di Stasio, Di Stasio con il destro, questa volta però la palla non gira e va dritta per dritta in fallo laterale, ma forse c'è stata una deviazione, sì, perché Leone prende lui la palla. Batte male però, quindi riparte dal basso il Real Capron con Scala. Abate. Sbaglia tutto però, ne approfitta Esposito, che è tutto solo Esposito, la palla che si stampa sul palo interno, forse non era Esposito ma era Guarino. Bravo però a capire le intenzioni, a intercettare la linea di passaggio, questa palla che era destinata da Blasio, bravo quindi ad intercettare la palla, uno contro uno con lo scavetto, superare Di Stasio, ha fatto tutto benissimo, sfortunato però perché la palla si è stampata sul palo interno a Blasio, questa volta con la solita conclusione dalla distanza che termina ancora una volta alta sopra la traversa. Esposito, Guarino, Guarino, è bella la trama, Guarino, e ancora una volta la palla si stampa sul palo ma termina poi sui piedi di Abate, che era appunto diventato un 2 contro 2. Abate, bravo Leone però a dire di no. Esposito, Guarino, sbagliano tutto perché a quel punto si sarebbe verificata una situazione di 3 contro 2. Peccato un po' di superficialità nell'aggancio Guarino. Scala, Abate. Campoli del
primo tempo dipinto Esposito di prima, bravo Di Stasio però a capire l'intenzione, a servire subito a Blasio. A Blasio prova il gioco di gambe, fallito però Esposito, troppo superficiale, troppo timido questo tocco di Esposito verso Guarino. Guarino ancora però verso dipinto, e bellissima l'azione dell'SS Cimelito. Guarino, assist di dipinto, tiro di Esposito, la palla però bravo Di Stasio, ma ancora una volta c'è stato un ennesimo intervento di Di Stasio, ma sembra che ormai, nonostante ecco siamo ancora al primo tempo, risultato largamente in gioco, perché appunto siamo soltanto sul 2-0, ultimi scampo, gli ultimi fuochi del primo tempo, però sembra che il Real Capron ci stia mettendo poco impegno, eccezione fatta per i fratelli Ablasio. Morabito anche sta giocando una buona partita, però sembra che mentre ecco stiano disputando un'ottima gara, poi come se si spegnessero, e poi c'è troppo campo per il Melito che chiaramente sa far male agli avversari. Abate, riparte dal basso il Real Capron, Ablasio, ancora Abate, ma ci sono compagni liberi, quindi Abate deve fare tutto da solo. Bravo però Leone a contenere Abate, la palla però è uscita. Fine primo tempo, minuto numero 27, l'arbitro verosimilmente aveva concesso un minuto di recupero. 2-0 in favore dell'SSC Melito alla fine di questi primi 25 minuti di gioco. Subito partiti con la conclusione di Ablasio, siamo partiti per raccontare questi secondi 25 minuti, la partita che si sta disputando tra SSC Melito e Real Capron. SSC Melito che è in vantaggio 2-0, però Guarino fallisce questa volta la terza marcatura, però veramente bello il gioco di Guarino nei confronti di Morabito. Bravo però Di Stasio a dire di no alla terza rete dell'SSC Melito. Scala perde una brutta palla, Scala ne sta approfittando di Pinto, ma la palla si spegne sull'esterno della rete. Scala a Blasio, Ablasio prova a fare tutto da solo, Ablasio se la porta sul destro, però la palla diventa una telefonata per Orefice dopo il rimpallo con Leone. Dipinto, tocchetto da dietro di Ablasio, quindi calcio di punizione in favore dell'SSC Melito. Esposito se la porta avanti con la suola e trova per un nulla, stava trovando l'ottimo tracciante verso Guarino, a quel punto si sarebbe trovato tu per tu con Di Stasio, meglio così per il Real Capron. Leone centralmente verso Esposito, perde una sanguinosissima palla Esposito, Ablasio corsia di sinistra, scarica verso il fratello Ablasio, duettano i due, Ablasio con il sinistro, rimpallato però Morabito non la stoppa benissimo, ma ancora la palla termina sul destro di Ablasio. Sembra ormai una partita nella partita, quella tra i fratelli Ablasio e i fratelli Leone, che in qualche maniera, in modo sia tecnico tattico, in modo anche fortunoso, stanno riuscendo a contenere le offensive dei fratelli Ablasio. Ma questa volta raccontiamo questo gol divorato da Guarino su assist di Esposito, la palla di Esposito era deliziosa, era appunto un cioccolatino da scartare, ma Guarino ha deciso di spedire la palla alta sopra la traversa
della porta difesa da De Stasio. Ablasio, ancora Ablasio con il sinistro, con il destro, pardon. Leone, Leone verso Esposito che se la porta nel cuore dell'area di rigore. Bravo Morabito però a mettere la palla in corner. Esposito, riparte il Real Capron con Ablasio. Ablasio perde però la palla. Guarino, Guarino, ancora Ablasio, bravo a contenere. Leone, Ablasio, Ablasio c'è accanto a sé, Abate, brutto fallo di Leone, calcio di punizione da posizione interessantissima, fallo subito da Ablasio. E se si è scivolito Real Capron, che però non era il mio, non era il mio, c'è il calendario, devo dire, non era il mio, non era il mio, non era il mio, ok, ok, ok. Tutto pronto per l'esecuzione di questo calcio di punizione, se ne occupa Ablasio e segna la rete del 2-1. Ablasio battuto questa volta Orefice, dopo svariati interventi ha dovuto arrendersi alla punizione di Ablasio, quindi minuto numero 5 della ripresa, cambia nuovamente il punteggio, Real Capron 1 SSC Monkey, SSC Velito chiedo scusa 2. Leone, Guarino, Guarino se la porta a 10 sul destro, Guarino la palla prende un effetto strano ma fa buon guardascala. Ancora Abate, Abate la perde però, la recupera Esposito e la palla però termina in calcio d'angolo, conclusione di Esposito sul viso di Di Stasio, parata tecnicamente perfetta, ma anche un po' fortunosa. Calcio di punizione, anzi calcio d'angolo in favore dell'SSC Melito. Ricordiamo il punteggio SSC Melito 2, Real Capron 1. Il gol segnato due minuti fa da Ablasio. Ablasio che prova con un tunnel a superare dipinto. Ablasio accanto a sé, Abate, Abate se la porta sul destro. Vede ancora però Ablasio. Liberissimo Ablasio, se la porta sul sinistro Ablasio e la palla termina di pochissimo larga rispetto alla porta difesa da Orefice. Dipinto, Dipinto però fa tutto da solo, Dipinto, la rimessa però è del Real Capron, troppo frettoloso Ablasio, bravo Esposito, bravo anche Dipinto nel tentativo di assistenza verso Guarino. Quest'ultimo però non ci ha creduto fino in fondo. Ablasio, Ablasio, serve il fratello. Ablasio, c'è Abate liberissimo. Ablasio, e c'è il gol di Ablasio. I due fratelli Ablasio completano la rimonta 2-2. Risultato in perfetta parità tra l'SSC Melito e il Real Capron, dove c'è stato un secondo tempo di chiara marca Real Capron, dove un primo tempo assolutamente da rivedere per Ablasio e soci. Entrata in campo invece un po' in sordina e sottotono l'SSC Melito. Leone, vede Guarino con un numero, Guarino prova a superare Morabito. Ablasio, a Leone davanti a sé, ancora questa differenza di stazza importante. Di Stasio, scala, serve ottimamente Ablasio, bravo però Leone. Guarino, Leone ancora, la palla arriva sui piedi di Esposito, se la porta sul sinistro, Esposito con un po' di fortuna stava sgusciando via. Ablasio, riparte il Real Capron, Ablasio, bravo Leone,
ad intercettare la sfera. Dipinto, serve Guarino. Guarino tutto solo, Guarino fallisce ancora una volta. Un gol, il numero 10 dell'SSC Melito. Dopo aver fallito il gol dello 0-3, c'è stato poi un cambio sostanziale alla partita, perché poi i fratelli Ablasio hanno messo le cose a posto. 2-2, minuto numero 9. Scala, la palla però è troppo lunga, quindi rimessa laterale in favore della SSC Melito. Una buona guardia di Stasio. Ablasio per Marco Ablasio. Ablasio Marco, anche Abate accanto a sé. Marco Ablasio. Ablasio se la porta sul sinistro. Bravo però Leone a distendersi, ad evitare l'eventuale 3-2. Abate. Fallisce un'occasione clamorosa. Morabito, traversone di Abate, Morabito tutto solo. Esposito, appoggetto di fronte a Esposito, il miracolo di Di Stasio che mette la palla in calcio in fallo laterale. Bravissimo l'intervento dell'estremo difensore del Real Capron. Leone, corsia di sinistra verso Dipinto, centralmente verso Guarino. Esposito, Scala, non la spazza via, ma serve Giovanni Ablasio. Marco Ablasio a Leone davanti a sé. Ablasio, troppo solo Marco Ablasio, isolato, non ha potuto far altro che perdere la palla. Guarino, Guarino se la porta sul destro. Guarino, bravo però Di Stasio a dire di no. Giovanni Ablasio, 2 contro 2, i due fratelli Ablasio contro i due fratelli Leone. Ci ha provato però Marco Ablasio, che mi ha perso il gol però, e poi da là ha deviato coraggio, capito? Guarino, Leone, ancora Leone verso Dipinto. Dipinto serve Esposito ed era tutto fatto laddove avesse servito Guarino. Che parte però Scala, 3 contro 2, Scala, la palla è troppo lunga verso Abate. Subentra anche un po' di stanchezza in questi frangenti di partita. Minuto numero 12. Marco Ablasio, Ablasio con il destro, la palla termina larga, orefice. Pallone sgonfio, segnala Esposito, quindi c'è un change di palloni. Calcio di rigore, Erno. Ma quanto è finita? 1-1. Vinto gli Skies. Guarino, Guarino, Ablasio davanti a sé. Dipinto, Dipinto prova a portarsela sul destro. Dipinto, rimpallo però di Scala. Guarino a Giovanni Ablasio davanti a sé. Guarino, Guarino ci mette il piede a Ablasio. Guarino, Esposito ci mette però il piedino a Abate. Riparte però Marco Ablasio, c'è il Leone però a fare buona guardia.
ecco, rimasto a terra insieme all'abate, forse un po' di crampi, un po' di stanchezza per... Entrambi. Ecco, 10 più 1 di recupero, fino naturalmente a questo momento ancora un recupero parziale, che anche adesso ci sono state interruzioni. Scala. Palla uscita però, quindi rimessa per l'SSC Melito. Leone verso dipinto, riparte però Giovanni Ablasio. Verso Abate, sparacchia via nel tentativo di servire Marco Ablasio, la palla però è troppo lunga, quindi riparte Orefice. Guarino, un po' tutto campista in questa fase della partita. Dipinto, e ancora dipinto, Esposito per dipinto, la mette giù però con la mano, quindi c'è un fallo di mano. Il calcio di punizione in favore del Real Capron. Giovanni Ablasio. Serve Abate. C'è Scala liberissimo in mezzo. Servito in questo momento. Marco Ablasio. Giovanni Ablasio, serve Scala. Liberissimo Scala. Scala con lo scavetto. Bravo Leone però a trovarsi nel posto giusto, nel momento giusto, ed evitare il 3-2. Favore del Real Capron. Giovanni Ablasio, il fratello Marco sulla corsa di sinistra, ma preferisce Scala. Scala ancora per Giovanni Ablasio, ma la palla termina alta. Bravo però l'1-2 tra Ablasio e Scala. Leone, palla lunga e per poco non la combinava Grossa di Stasio. Fortunato nella sfortuna, perché la palla si è trovata lì, però si è riscattato subito con questo intervento su Esposito. Guarino, Guarino la mette in mezzo, tocco di Abate che per poco non... la palla non terminava nella porta sua. Guarino, Leone verso Esposito, col sinistro Esposito, il miracolo di Di Stasio, il doppio miracolo di Di Stasio, ancora una volta ai danni di Guarino. Ancora una volta però Guarino poteva sicuramente essere più lesto e fare qualcosina in più. Abate, a Leone davanti a sé. Bravo a servire Giovanni Ablasio, la rete incredibile di Giovanni Ablasio, questa volta ha bucato completamente le mani dell'inquadrato Orefice. 3-2, quindi adesso si può dire che se prima la rimonta era parziale, adesso la rimonta è completata. 0-2 i primi 25 minuti in favore dell'SSC Melito. Ora siamo al 17° minuto del secondo tempo, 3-2 in favore del Real Capron, ma ci sono grossi meriti da parte del Real Capron, ma a mio avviso la svolta della partita è avvenuta dopo l'errore grossolano di Guarino, che poteva portare su sul 3-0 a porta completamente sguarnita. A questo punto ci hanno creduto, però Guarino, menzionato un istante fa, ha tanta voglia di riscattare una prestazione opaca, ma ancora una volta promette la palla sul fondo. 18° minuto, 7 più recupero, bravissimo Leone. Guarino, dipinto e fallisce il 3-3, però bravissimo Di Stasio a metterci la mano e ad evitare il punto del pareggio. Guarino, Marco Ablasio se la cava con il fisico. Ablasio, bravo Leone. Di Stasio, Abate,
Serve Marco Blasio di prima verso Scala. Scala verso Giovanni Blasio. Arretroso saggiamente verso Di Stasio. Marco Blasio. Perde però una brutta palla. Guarino, Guarino serve Di Pinto. 3-3. Minuto numero 19, ma costruzione dal basso avvenuta non in modo impeccabile. Hanno recuperato la sfera i calciatori del Real Capron, soprattutto Guarino che si è parzialmente riscattato servendo un assist al bacio verso Di Pinto, quindi 3-3 al minuto numero 19. Scala Marco Blasio, la solita azione di sfondamento, però questa volta prevale un po' di stanchezza, quindi Guarino. Non c'è nulla secondo il direttore di gara. Marco Blasio, Giovanni Blasio tutto solo. Marco Blasio, e ha fatto letteralmente un gol al Leone, scivolando ed impedendo la quarta marcatura al Real Capron. Guarino, Guarino in mezzo, ancora una volta Esposito a siglare la quarta marcatura, quindi rimonta e controrimonta in questa rocambolesca partita, ma Guarino possiamo assolutamente dire che si è riscattato, servendo ancora una volta un assist, però questa volta sui piedi di Esposito, che ha siglato appunto la rete del 4-3 a 5 minuti dalla fine dell'incontro. Giovanni Blasio, Scala, ruletta di Scala, e prova però a servire Marco Blasio. Ancora Scala, prova col tacco a superare Leone, permessa laterale in favore dell'SSC Melito. Blasio verso Morabito, bravo Refice. Laterale ancora per il Real Capron, Blasio verso Morabito, Morabito, Giovanni Blasio. Giovanni Blasio, nulla di fatto, quindi Orefice e Esposito, contropiede, 3 contro 1, dipinto, 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 è tutto solo Guarino, 5-3 in favore dell'SSC Melito, e mancano 3 minuti e mezzo alla fine delle ostilità. Guarino, che possiamo sicuramente dire dopo un primo tempo e poco più, dove non ha disputato sicuramente una bellissima partita, o meglio, non all'altezza delle sue qualità, si è rifatto però con 2 assist, uno verso appunto Di Pinto per la rete del 3-3, l'altro per recuperare la sfera a servire Esposito per la rete del 4-3, e poi ha messo il sigillo alla partita siglando il punto del 5-3. Mancano 3 minuti alla fine dell'incontro. Guarino, chiaramente non dell'entusiasmo, Guarino, Leone, ancora Guarino, a tu per tu Guarino con lo scavetto, 6-3, e ancora una volta Guarino siglato la sesta marcatura, seconda personale, 2 gol, 2 assist, e come dicevo poc'anzi si è sicuramente riscattato alla perfezione, 6-3 tra SSC Melito e Real Capron, dove questi ultimi erano addirittura riusciti ad andare in vantaggio, ultimo baluardo però a Blasio, non mollano mai fratelli a Blasio, Giovanni a Blasio, la palla però si stampa sul palo e a questo punto anche un pizzico di sfortuna. Esposito, 3 contro 2, Esposito prova un tiro impallato però da Scala, Esposito, Morabito,
Abate difende la palla, serve Morabito che la stoppa male. Scala. Abate, la palla è un po' lunga ma Scala prova a tenere il campo, ci riesce, serve di Stasio. Blasio subisce fallo da Leone, tocca un minuto e mezzo alla fine dell'incontro più eventuale recupero, fatto con il botto per San Gennaro che sicuramente non favoriscono la telecronaca della partita. Guarino, dipinto, rimessa laterale in favore dell'SSC Melito. 30 secondi alla fine della partita più eventuale recupero, rimessa laterale battuta da Esposito. Dipinto prova a sgusciare, bravo però Scala, Marco Blasio però può fare tutto da solo a Blasio. Abate. Prova a sgusciar via, ma bravo dipinto. Ad evitare l'incunearsi dell'avversario. Ora abito. Abate, siamo ovviamente in pieno recupero, punteggio 6 a 3 in favore dell'SSC Melito. La partita è chiaramente conclusa in termini naturalmente di termini sostanziali, ecco perché verosimilmente la partita sarà vinta dall'SSC Melito. C'è ancora però spazio ad eventuali marcature. Dipinto. Leone. Leone. Leone ancora Guarino. A sgusciar via e a mettere il sigillo definitivo alla partita. 7 a 3 in favore dell'SSC Melito. Risultato finale tra SSC Melito e Real Capron. 7 a 3 in favore dell'SSC Melito. Guari, vieni qua, fai anche l'intervista, ti volevo dare la medaglia di peggiore in campo. Grazie. Invece ti hai preso quella di migliore. Ti faccio un'altra intervista veloce. Ma siamo con Guarino dell'SSC Melito. Guarino, allora, primo tempo di chiara marca SSC Melito, ripresa dove gli avversari vi hanno un attimino studiato e stavano appunto giungendo al pareggio, ci sono riusciti, l'hanno ribaltata, poi tu hai fallito lo 0-3, quindi loro hanno preso un attimino di campo e poi insomma ti sei esaltato e hai cambiato completamente la partita. Purtroppo quando abbiamo dei giocatori in squadra come il signor Esposito partiamo sempre con un in meno. Ha giocato bene Esposito, dai. Non è colpa nostra, purtroppo stasera abbiamo giocato 5-4. Però è stata una bellissima partita, ci siamo divertiti. Guarino, papera e per. No, fatela insieme ragazzi, perché poi possiamo avere un'anteprima di torneo. Secondo voi dove può arrivare questa squadra se comunque vi... Andiamo solo e sempre alla vittoria. Siete attrezzati secondo voi per considerato che comunque ci sono squadre anche molto forti, molto attrezzate. Un giudizio insomma su questo antipasto di torneo dove appunto ci siamo divertiti, però le cose serie poi partono dalla prossima settimana. Se giochiamo come sappiamo possiamo puntare molto in alto. Tu cosa dici? No. Sei d'accordo? Non temiamo nessuno e il risultato del campo. Grazie.